Ieri, 8 novembre, il sindaco Armelao ha diramato un comunicato in cui reagiva alle critiche giunte da parte di una esponente dell'opposizione in consiglio comunale riguardanti le assunzioni degli agenti nella polizia locale. Nel comunicato, il sindaco ha evidenziato che dalla sua elezione sono stati assunti 10 agenti di polizia locale a tempo determinato, 10 a tempo indeterminato, senza contare l'assunzione del comandante della polizia locale. Un totale di 11 assunzioni a tempo indeterminato, afferma il sindaco nel comunicato, ribadendo che le nuove assunzioni hanno permesso un terzo turno estivo dalle 19 all'una. Interviene l'ex vice sindaco Daniele Tiozzo Brasiola, al quale afferma che tali dichiarazioni mistificano la realtà. Già la precedente amministrazione Ferro, afferma Brasiola, aveva predisposto un concorso pubblico per assumere agenti, visti i vicini pensionamenti. Le prime assunzioni di questa amministrazione sono state quindi possibili grazie a quel concorso. Durante questo periodo il numero degli agenti è diminuito di 7 unità, riferisce Brasiola, 4 a causa di cambio profilo, 2 trasferimenti e una dimissione. In parte i 10 nuovi ingressi hanno quindi coperto tali professionalità uscite. L'assunzione del comandante copre il pensionamento e non può definirsi quindi un potenziamento. Tra l'altro, le dichiarazioni del nuovo comandante riguardanti l'arretratezza del comando non possono aver fatto altro che creare malumore al suo interno. Brasiola sollecita il primo cittadino ad azioni concrete, sollecitate dagli stessi cittadini, dalla repressione del commercio illegale sull'Arenile, dalla vigilanza sugli ormeggi abusivi in Riva Vena al degrado della stessa, incluse situazioni di bivacco in orario notturno. Le azioni concrete, conclude Brasiola, possono portare a migliorare il servizio. Denigrare l'azione dei predecessori sembra invece la ricerca di attenuanti. E siamo nello studio del servizio Nord-Est 2.0 e volevamo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia. Faccio una registrazione, un secondo. La riorganizzazione degli uffici postali in Veneto sta toccando diverse province con tagli agli orari e chiusure che impattano soprattutto in zone rurali. Fortunatamente le tre sedi di Chioggia, Borgo San Giovanni e Sottomarina restano operative e mantengono l'orario continuato, con apertura anche il pomeriggio. Tuttavia, il calo del volume delle operazioni ha portato a una riduzione del personale, aumentando i tempi di attesa per i clienti nelle ore di punta, quando ovviamente c'è un picco. Nelle zone circostanti la situazione è più critica, ad esempio l'ufficio postale di Bosco Chiaro ora è aperto solo 3 giorni alla settimana, mentre altri uffici nel Cavarzerano hanno chiuso. Come non ricordare poi l'ufficio delle poste di Cavanera d'Adige, chiuso ormai dal 2023 e ormai credo che ce la siamo messi tutti via, che ormai non sarà più aperto. Il fatto è della politica, la strategia economica delle poste per razionalizzare i costi è in risposta al crescente uso dei servizi digitali. Ormai tantissime operazioni, anche come il pagamento delle bollette, l'F124, insomma tutta una serie di servizi possono essere fatti online, ma ci sono anche punti vendita che realizzano questi servizi, svolgono questi servizi. Ovviamente, il lato triste della medaglia è che questa trasformazione colpisce in particolar modo gli anziani che spesso trovano difficile adattarsi ai servizi digitali per il ritiro della pensione e il pagamento dei bollettini. Quindi c'è da dire che ci sono anche molte persone che in realtà, da un punto di vista anagrafico, non sono particolarmente anziani, ma comunque hanno una scarsissima familiarità con la tecnologia e riscontrano difficoltà nell'utilizzare strumenti come il Postamat. La riorganizzazione in corso porta inevitabilmente a uno scenario complesso per coloro che continuano
ad affidarsi ai servizi postali tradizionali, evidenziando l'importanza di mantenere attivi alcuni servizi fisici, specie per le categorie più vulnerabili. Una grande festa quella che si è tenuta oggi all'Istituto Cavanis per i suoi 70 anni dalla fondazione, una festa che ha coinvolto gli studenti, gli ex studenti, oltre che le autorità e il vescovo che ha officiato la Santa Messa accompagnato dai padri Cavanis provenienti dall'Italia e dal mondo intero. Presenti l'assessore regionale al lavoro e all'istruzione Valeria Mantovan, il vice sindaco di Chioggia Elena Zennaro, l'assessore all'ambiente Serena De Perini, i tre consiglieri regionali Marco Dolfin, Erika Baldin, Jonathan Montanariello, oltre a tre figure importanti nell'ambito del centro di formazione professionale, Matteo Roncarà, presidente di Forma Veneto, Federica Saccenti, presidente di Scuola Centrale di Formazione, padre Irani Tonet, vicario generale della congregazione Cavanis. Al termine della Santa Messa è stata la volta dei ragazzi e dei docenti per esprimersi e per mostrare in cosa consiste la scuola, che ci ha sorpreso positivamente, cominciando dal gruppo di ragazze giunte all'istituto in barca grazie all'associazione Remiera Clodiense e allo spettacolo messo in scena su un salone che solitamente sembra troppo grande ma che oggi è sembrato particolarmente piccolo vista la grande affluenza di persone giunte a condividere questo momento speciale. Dopo il discorso istituzionale dell'assessore regionale che ha voluto spronare i ragazzi, l'intervento di padre Alvise, incentrato sul ruolo educativo, ha riscosso un enorme successo grazie alla verve del padre. È stato poi presentato dal direttore della scuola il progetto che proseguirà per la durata dell'anno scolastico, Artigiani del Cielo, il nome del progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'intento di trovare punti di unione e passaggi di competenze e di conoscenze tra nuove e vecchie generazioni e che prevede la realizzazione di un telescopio importante costruito dai ragazzi aiutati da artigiani di precisione, una passione quella per l'astronomia che il direttore ha voluto condividere con i suoi alunni pensando al progetto e a tutte le nuove competenze su cui i ragazzi si sarebbero dovuti cimentare, un progetto extrascolastico. Di seguito sono stati presentati vari laboratori, sia quelli di tecnologia, domotica, elettronica, sia quelli dell'area benessere ed estetica. È stato quindi presentato il nuovo laboratorio di robotica, in rete con altri due istituti, San Gaetano di San Bonifacio e Istituto Pavoni di Montagnana, e il nuovo laboratorio per il benessere fisico. La scuola si dimostra preziosa per il background accumulato in questi 70 anni di generazioni a cui ha dato nuove professionalità, per la capacità di innovarsi. Anche l'Istituto Cavanis offre un percorso che conduce all'università, aprendo molte più possibilità a chi voglia intraprendere un percorso comunque certo. L'entusiasmo dei ragazzi è tangibile, il loro contributo è stato fondamentale per la buona riuscita della giornata, come lo è stato per la crescita di questa scuola. A breve condivideremo su tutti i nostri canali vari momenti di questo importante evento. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Buenos días. Ciao Andrea! Come siamo? Stiamo esaurendo tutto, Andrea, bello! Ma si esaurisce sempre tutto qui! Viola, Andrea! Si vede, Andrea, papà! Bello, bello, bello! Bello Andrea, bello figliolo, bello tutti!
Evviva San Martino! Oggi San Martino, no? Domani Andrea, domani tutti a San Martino a mangiare la piadina, avere un bel prosecchino, anche un bicchiere di rosso, oh vero ragazzo, digeti? Sì. San Martino, San Martino. Sempre qua in via Roma, sempre domani e anche lunedì vi aspettiamo, perché anche lunedì giorno di San Martino saremo qua presenti fino a sera. Sappiamo che San Martino più di sacco è molto potente. Eh sì, è molto sentita come fiera, quindi dai, venite a dare un'occhiata, quindi vi aspettiamo. Bene, grazie, ciao. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.